Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Operai dell'Enel al lavoro per staccare gli allacci abusivi all'interno del ferro di cavallo di via Tavo, quartiere Rancitelli di Pescara. Sono ormai quotidiani i controlli delle forze dell'ordine dopo l'aggressione al giornalista di Rai2 Daniele Piervincenzi. Il servizio di Alfredo Primante. Anche gli allacci abusivi ai contatori dell'Enel delle case Ater sono finiti nel mirino delle forze dell'ordine che dopo l'aggressione al giornalista di Rai2 Piervincenzi presidiano ormai quotidianamente il quartiere Rancitelli di Pescara e in particolare il ferro di cavallo in via Tavo, teatro dello schiaffo e dell'inseguimento alla troupe di Popolo Sovrano che hanno fatto il giro d'Italia. Ferro di cavallo che, come spesso denunciato e rappresentato anche dalla stampa locale in questi anni, si conferma scenario di degrado sociale e abbandono di una delle periferie più problematiche del capoluogo adriatico. Anche nella giornata di ieri ci sono stati controlli che hanno portato a due arresti, uno per evasione e l'altro per detenzione di sostanza stupefacente. Nell'abitazione di un 49enne di Montesilvano, infatti, i carabinieri hanno trovato 50 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a 500 euro in contanti, sospetto provento dello spaccio. Sempre nell'operazione di ieri sono state identificate 70 persone e controllati 50 mezzi con decine di perquisizioni. Ed ora la cronaca. La Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto un'evasione di 7 milioni di euro da parte di una gioielleria del pescarese, denunciando 4 persone. Ad attirare l'attenzione dei finanzieri è stato l'elevato tenore di vita di un imprenditore che tuttavia non era intestatario di auto o altri beni, anzi risultava dipendente della società. Le indagini durate un anno hanno permesso di ricostruire che la società, con uno stratagemma informatico, deteneva 2 contabilità. Una ufficiale artefatta, in base alla quale venivano redatte dichiarazioni di redditi e IVA che chiudevano in perdita o con utili trascurabili. L'altra, reale e occulta, con l'effettivo ammontare delle transazioni, dei movimenti di cassa e del magazzino che chiudeva con saldi annuali positivi ed utili straordinari. Accertata l'evasione di imposte sui redditi per oltre 5,7 milioni ed IVA per oltre 1 milione e 2. L'ho fatto per mia figlia, si è giustificato così davanti al giudice Ivan Di Berardino, il pugile di Avezzano che ha violato la prescrizione di sorveglianza speciale. L'uomo è stato fermato dai carabinieri a casa della ex moglie e sarebbe arrivato all'Aquila per convincerla a tornare insieme. Per noi Daniela Rosone. È stato arrestato all'Aquila Ivan Di Berardino, pugile 37enne di Avezzano, campione italiano di pesi massimi, per aver violato una serie di disposizioni a suo carico del tribunale. L'uomo è accusato di violazione della misura di sorveglianza speciale e di essersi allontanato senza alcun permesso da Avezzano per raggiungere il capoluogo di regione. Di Berardino è molto conosciuto da Avezzano e non solo, anche per via di un passato un po' turbolento che l'ha caratterizzato, riscattato poi però con la fama dovuta al pugilato. A Brescia lo scorso dicembre Di Berardino aveva conquistato il titolo italiano dei massimi, sconfiggendo il triestino Fabio Tuak per KO alla seconda ripresa. Era arrivata all'Aquila con la sua macchina, sprovvisto di patente, per andare a trovare l'ex compagna con cui ha avuto una figlia che vive con il padre da Avezzano. È stata la donna preoccupata a segnalare la sua presenza ai carabinieri. È stato quindi fermato nei pressi di Gignano da una pattuglia dei carabinieri di Paganica, che lo ha prima accompagnato in caserma per gli accertamenti e successivamente, su disposizione del giudice, è stato portato a domiciliare nella sua abitazione di Avezzano. Il pugile, attraverso il proprio avvocato, l'avvocato Antonio Pascale, ha spiegato le ragioni della sua fuga. Sa di aver sbagliato, ha detto il legale, ma non aveva alcuna intenzione di creare problemi, voleva solo incontrare la sua compagna per dirle di tornare dalla bambina. La piccola vive con lui, infatti, e non vede la madre da qualche mese. La stessa spiegazione è stata fornita anche ai carabinieri che lo hanno fermato. Rubavano nel supermercato alle porte di Lanciano usando uno stratagemma ben collaudato, denunciata un'intera famiglia, compreso un minore di 15 anni. Per noi il servizio di Telemax. Zucchero, scatolette di tonno e liquori prediligevano generi alimentari non deperibili oppure giocattoli. I ladri individuati e denunciati dai carabinieri della compagnia di Lanciano, che erano divenuti un incubo per il supermercato Risparmio Casa alla periferia della città. L'accusa nei confronti dei 5, tutti parenti tra loro, è di furto aggravato in concorso. 2 uomini, 2 donne, un ragazzino di 15 anni si recavano nel supermercato nelle ore maggiormente affollate e dopo aver individuato nelle corsie
polizie e gli oggetti da rubare e prelevavano quanti più articoli possibili, occultandoli sotto gli indumenti. Una volta alle casse, approfittando della confusione, alcuni distraevano la cassiera e mentre uno di loro si fermava a pagare qualcosa, gli altri si allontanavano con la refurtiva. Una tecnica collaudata che ha permesso al gruppo di impossessarsi di merce per oltre 1000 euro. Il gruppo è stato individuato con l'ausilio delle immagini della videosorveglianza interna ai locali del supermercato. La refurtiva è stata recuperata nelle dimore dei denunciati nel centro storico della città. Per i 5, già tutti noti alle forze di polizia, è scattata la denuncia alla procura ordinaria e a quella per i minorenni per il reato di furto aggravato in concorso. Pronto il nuovo progetto del porto di Ortona, infrastruttura importante per la ripartenza della nostra regione. Siamo nella fase della nuova gara, del nuovo appalto per la caratterizzazione delle sabbie, una procedura che a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha rovesciato appunto l'esito del TAR, la sentenza del TAR, siamo dovuti ripartire con un nuovo progetto, perché adesso la ditta aggiudicatrice è una ditta diversa che prima aveva fatto un progetto diverso rispetto all'altra, e quindi siamo stati costretti a rifare il bando per la caratterizzazione delle sabbie, ripartire da questo perché sono scaduti 3 anni e le analisi delle sabbie sono valide per 3 anni. Alla fine di questo, appena si concluderà questa prima fase, si tornerà in tutte le sedi per ripartire appunto con le nuove col nuovo progetto, e quindi pensiamo di concludere tutto l'iter nei tempi previsti che abbiamo a disposizione. Il dragaggio è fondamentale perché approfondire i fondali significherà far entrare navi di grossi quantitativi, e quindi porterà sviluppo sicuramente non solo al porto di Ortona e nel territorio vicino, ma a tutta la regione Abruzzo. Un incontro tra sindaci, ente parco e provincia affinché si possa avviare un progetto per la valorizzazione del Voltinio, comprensorio montano della provincia di Pescara, che negli ultimi anni sta riscoprendo estimatori da tutta la regione, facendo ben sperare soprattutto l'economia locale. Ci troviamo in località Pantane, qui a Villa Celiera, e queste sono le porte del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, qui nell'area Vestina, un luogo molto apprezzato dai tanti turisti, soprattutto in estate, quando ci sono dei bellissimi percorsi di trekking, ma anche in inverno, quando c'è la neve, e si possono effettuare delle bellissime passeggiate con le ciaspole o addirittura con gli sci da fondo. Il sindaco Domenico Vespa fa partire il proprio messaggio sia alla provincia che alla regione, perché quest'area ha bisogno di più servizi se vuole essere sviluppata. Il messaggio è stato lanciato durante il tavolo tecnico svoltosi nella sala consigliare del comune di Villa Celiera, a cui hanno partecipato i comuni di Civitella Casanova, di Carpineto della Nora e di Ofena e Castel del Monte. All'incontro presenti anche i tecnici dell'ente parco ed il presidente della provincia di Pescara, con l'intento di trovare soluzioni idonee per garantire la sicurezza degli utenti, creare apposite aree di sosta, garantire la manutenzione ordinaria e sgombero neve e proporre nuove strategie per la valorizzazione di un'area che negli ultimi anni sta facendo registrare boom di presenze ad ogni fine settimana. La certezza è quella che io sono convintissimo che in questi paesi possiamo continuare a vivere, ma soprattutto possiamo continuare a viverci bene. E l'altro è la speranza che possiamo veramente riuscire a valorizzare questo nostro comprensorio. L'abbiamo già visto con l'inaugurazione del Voltinio Trail Center, e soprattutto quest'inverno con il centro fondo Voltinio veramente possiamo puntare ad un'economia alternativa, un'economia veramente basata sul turismo. È chiaro che poi non si possono costruire le cattedrali nel deserto, cioè nel senso che comunque quell'area deve essere accessibile, deve essere non solo accessibile ma deve essere anche sicura, e questa è la cosa che chiedo come elemento essenziale: lo sviluppo di un'area che non è soltanto lo sviluppo di un'area ma è lo sviluppo di una parte della regione che potrebbe dare lustro alla regione Abruzzo. La provincia deve avere un ruolo importante affinché questi
territori sviluppano, anche se non abbiamo più la competenza del turismo, però possiamo aiutare le amministrazioni affinché danno sviluppo e sostegno ai propri territori. Andremo a completare il pacchetto di offerta mare-montagna, perché questa è la parte più bella della montagna della provincia di Pescara e va valorizzata e va promossa in una maniera giusta e opportuna. Ed ora la politica. Alessandro Lanci commenta il voto dopo il recupero di una cinquantina di preferenze che però non fanno scattare il seggio attribuito invece a Di Benedetto dell'Aquila. Ascoltiamolo. Un paese, Treglio, che non risponde come ci si sarebbe aspettati, un amico di tante battaglie che attacca all'inizio della campagna elettorale e quella manciata di voti in meno rispetto alla lista dell'Aquila che avrebbe potuto far scattare il seggio per Chieti. Ci è mancato veramente poco per eleggere Alessandro Lanci al Consiglio regionale dell'Abruzzo, ma dalla recente esperienza elettorale, nuovo senso civico che ha voluto e sostenuto la candidatura del proprio presidente, ne esce rafforzato come movimento di cittadini che credono nei valori della tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Nuove adesioni e tanti i giovani che si avvicinano al nuovo laboratorio politico creato dal sodalizio. Purtroppo in politica non ci si può lamentare, quando si perde, è evidente che c'è un po' di delusione, certamente abbiamo dato tantissimo alla comunità di Treglio, non solo, abbiamo lavorato tantissimo in termini proprio personali, fisici, economici, di impegno sociale, di impegno amministrativo, i voti sono stati pochi, ma d'altronde rispettiamo la volontà dei cittadini, ognuno vota chi ritiene più opportuno, più valido e quindi noi prendiamo atto. Il nuovo senso civico è cresciuto, tantissime sono le persone che sono avvicinate a noi in questi giorni, tanti giovani che hanno voglia di impegnarsi, di fare anche attività politica, che hanno trovato in noi uno spazio, un'opportunità, perché magari non si sentono rappresentati, non si riconoscono nei partiti tradizionali, quindi credo che sia una grande opportunità per noi, ma per i cittadini, di esprimere un'opinione, di lavorare per il bene comune, quindi diamo un'opportunità a tanti giovani soprattutto che vogliono impegnarsi in questo. Il laboratorio di nuovo senso civico affiancherà anche quello che è appena iniziato di Giovanni Legnini, il candidato sconfitto alle recenti elezioni. Beh, Legnini ha proposto un laboratorio che è simile al nostro, è arrivato secondo, noi l'abbiamo pensato già, l'abbiamo già avviato, lui sabato in un incontro con i candidati ha anche lui prospettato un'idea simile alla nostra, ci fa piacere che le cose coincidano e quindi possiamo sicuramente collaborare con chi in qualche modo in regione ci rappresenta, perché noi non siamo stati eletti, ma Legnini sicuramente sì, è una sponda politica importante, una collaborazione importante, Giovanni Legnini è una figura capace, istituzionale, che in qualche modo può dare sicuramente un contributo noi a lui e lui certamente a noi. Per contrastare la povertà educativa minorile nasce in Abruzzo una rete promossa da 5 organizzazioni del terzo settore che coinvolgerà 4.000 bambini nelle aree terremotate di Teramo e Pescara. Il progetto dal nome Radici ha ottenuto la collaborazione di 11 scuole e 17 comuni del territorio ed è sostenuto dalla Fondazione Tercas. Il servizio di Tania Bonici Castelli. In Italia più di un minore su 10 vive in povertà assoluta, la metà non legge un libro, più del 40% non fa sport e quasi uno su 3 non usa internet. Contro la povertà educativa nasce in Abruzzo una rete nelle aree terremotate delle province di Teramo e Pescara. 4.000 bambini, adolescenti e famiglie coinvolti per 2 anni in attività e laboratori per contrastare la povertà educativa minorile nei territori colpiti dal sisma. Il progetto dal titolo Radici è promosso da 5 organizzazioni del terzo settore, in collaborazione con 11 scuole del territorio e 17 comuni ed è sostenuto dalla Fondazione Tercas. Quali sono le vostre soluzioni? A valle di un terremoto terribile, come sappiamo, nelle aree terremotate del centro Italia, con i bambini che usa fondi delle fondazioni bancarie italiane per aiutare la lotta alla povertà educativa, ha messo dei soldi nelle aree terremotate. Si è fatto un grande lavoro di progettazione e qui nel Teramano Radici ha inventato delle cose d'accordo con le scuole, d'accordo con i comuni, d'accordo con il privato sociale, per cui ci saranno biblioteche, nuovi servizi fortemente innovativi psicopedagogici, educazione musicale, riscoperta delle tradizioni, della natura meravigliosa di questa provincia, con attività dei bambini molto creativi che imparano facendo cose nuove. Lei è un maestro di strada, cioè?
Ma diciamo 30 anni fa inventammo in tanti un'attività tesa a riportare a scuola ragazzini che non ci andavano, e poiché non rientravano in quelle scuole lì abbiamo dovuto inventare, lo dico in sintesi, un altro tipo di scuola. È grande l'impegno della Fondazione Tercas per il contrasto della povertà educativa minorile? È un connubio secondo me di grande importanza, perché di povertà educativa purtroppo l'Italia soffre il nostro territorio, e oggi parliamo di uno dei progetti a valere sul Fondo Nazionale di Contrasto della Povertà Educativa, che è stato in particolare utilizzato per le zone del sisma, quindi a radici, già la parola stessa lo dice, vuole unire le tradizioni del territorio al contrasto alla povertà educativa minorile, quindi una serie di laboratori, una serie di interventi che dureranno ben 24 mesi, che vedono coinvolte molte associazioni del territorio e che servono come un seme da gettare su questi territori che hanno bisogno di rinascere, di ricrescere, ma non possono non farlo se non con le giovani generazioni. Ci occupiamo ora di sanità, nuovo corso per la chirurgia robotica al San Salvatore dell'Aquila, dove è stato effettuato il primo trapianto di rene con il robot chirurgico Da Vinci. Primo trapianto di rene al San Salvatore, effettuato con il robot chirurgico Da Vinci. Il paziente e il donatore sono già a casa e stanno bene. All'uomo molisano è stato impiantato il rene donatogli dalla sorella. Si apre così un nuovo corso e una nuova applicazione per la chirurgia robotica, che segna una svolta nell'attività dei trapianti, non solo all'Aquila ma a livello regionale, riducendo la sofferenza del paziente e riducendo pure i tempi di attesa. Abbiamo iniziato la scorsa settimana, abbiamo fatto il primo trapianto da vivente, da donatore vivente. Siamo orgogliosi perché siamo entrati nel piccolo gruppo di centri dove si fanno i trapianti robotici in Italia, sono 4-5, quindi noi stiamo lì. I vantaggi di questa metodica è sempre la minimasività della parte così laparoscopica. Per quanto riguarda invece proprio la robotica vera e propria, ci garantisce dei movimenti molto precisi, una maggiore rapidità nelle fare le suture e un controllo del sanguinamento molto, molto alto, e oltretutto il robot ci magnifica molto l'immagine, addirittura ci può aumentare l'immagine 10 volte, per cui la visibilità è eccellente. Con questa tecnologia noi riusciamo ad entrare pure in un archivio europeo, per cui l'Aquila come centro trapianti fa parte di questo centro. L'ideale sarebbe, con l'utilizzo del robot, con tutti i vantaggi che il dottor Di Clemente ha esposto poco fa, è di poter aumentare il numero di donatori. In conferenza stampa in ospedale il direttore generale dell'ASL Rinaldo Tordera, affiancato dai medici e anche dalla rettrice dell'Ateneo e dal sindaco, ha parlato dei benefici ad un anno dall'entrata in funzione del robot, utilizzato prima in urologia e ora che trova nuove applicazioni. Ha alzato decisamente l'asticella a livello qualitativo. Nel campo dei trapianti di rene l'uso dei bracci meccanici è infatti l'ultima delle applicazioni del Da Vinci. Grazie alla tenacia dei chirurghi, al grande spirito di squadra che si è creato, questo investimento lo stiamo valorizzando al massimo, e devo dire che, a parte questa nuova attività nell'ambito dei trapianti di rene, anche nella chirurgia in generale sono stati fatti molti passi avanti, è aumentato il numero degli interventi, è aumentata la mobilità attiva, quindi credo che nel corso di questo anno si implementerà decisivamente e si affermerà in maniera totale. Il portale della Luna dell'Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia cade a pezzi a causa delle infiltrazioni d'acqua. L'appello del sindaco alla regione per avere fondi promessi. SOS San Giovanni in Venere, diffuse macchie di umidità causate dall'infiltrazione di acqua piovana, caduta di calcinacci sul prato antistante il portale della Luna, la necessità di un urgente intervento per opere di isolamento del tetto dell'abbazia benedettina. Problemi a ripetizione, insomma, ormai datati e che aspettano soluzioni, ulteriormente evidenziati nel corso di un sopralluogo congiunto dal sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppe Antonio, dall'architetto Aldo Giorgio Pezzi della soprintendenza
eccellenza archeologica, belle arti e paesaggio d'Abruzzo nell'area monumentale. Urgono insomma interventi urgenti, richiesti da anni, per salvaguardare un monumento nazionale tra i più suggestivi e interessanti d'Italia. Preoccupazioni che si estendono anche al viale che porta l'abbazia, di proprietà della provincia di Chieti, dal manto stradale innalzato dalle radici dei pini, ridotto ad una lunga serie di pavimentazione sconnessa che mette a rischio l'incolumità pubblica. In questo caso il delegato alla viabilità della provincia di Chieti, Arturo Scopino, si è impegnato a far eseguire lavori per il taglio dei rami pericolanti e inoltre alla sistemazione di parte del manto stradale. Ma il primo cittadino chiede interventi completi, mirati, finalmente risolutivi. Enrico Giuseppe Antonio, solito allarme per San Giovanni in Venere. Mi consenta di ringraziarla per la sua presenza e quella di Telemax, perché è un problema davvero serio. Chi fa suonare l'allarme da molti anni e non c'è risultato, si troverà in una condizione a breve di trovare questa abbazia drammaticamente in difficoltà, perché ci sono infiltrazioni che creano umidità e possono anche far succedere qualcosa che assolutamente renderebbe questa abbazia rovinata per sempre. Ho invitato il sottosegretario Vacca, che è abruzzese, ad un incontro a San Giovanni in Venere con il comune, con i padri passionisti e con gli operatori che hanno a cuore questa abbazia, per capire quali possano essere i finanziamenti che ci sono stati negati fino ad oggi, a partire dalla regione Abruzzo. E quando parlo di San Giovanni in Venere, consentitemi, telespettatori, di dirvi che io sono il sindaco di Fossacesia, ma questa abbazia è il patrimonio dell'Abruzzo e dell'Italia. Qui arrivano migliaia e migliaia di persone a far visita quotidianamente al cenobio benedettino, ma anche all'area circostante. Ci sono tanti problemi. La strada, che è rovinata, quando ero presidente io l'ho aggiustata, e dopo 5 anni purtroppo gli alberi ricreano questi problemi. I marciapiedi, per i quali c'è una previsione di spesa intorno ai 3.800.000 euro. La stessa regione Abruzzo aveva promesso un finanziamento, promesso più volte anche concretamente, ma non è mai arrivato. Ed ora la pagina sportiva, apriamo con la Serie B. Seduta pomeridiana a porte chiuse per il Pescara, 2 giorni dal match interno di campionato contro il Padova. Fuori causa Konaté, preoccupa la situazione dei terzini. Balzano è squalificato e Del Grosso è sempre alle prese con il fastidio alla caviglia. Il tecnico Pillon valuta il debutto dell'ex Ascoli Pinto. Per il resto va verso la conferma la squadra vittoriosa Crotone con il ballottaggio Crecco Legoni in mediana. Intanto lunedì scorso il difensore Scognamiglio racconta di aver vissuto la giornata perfetta per la nascita della secondogenita Arianna. Gennaro Scognamiglio, un momento particolare e anche per te molto felice, perché lunedì, oltre alla prestazione vincente del Pescara, è nata Arianna. Sì, sicuramente è una settimana un po' particolare. Con la nascita di Arianna è stata veramente una bella sorpresa, e poi anche con la vittoria in trasferta a Crotone, diciamo che è stata la giornata perfetta. Ecco, ci racconti che ore sono state quelle? Ah, mia moglie era a casa domenica quando siamo partiti ed era tutto a posto, stava bene. Poi appena siamo arrivati a Crotone mi ha telefonato e ha detto vado in ospedale perché sento qualche movimento strano. E poi lunedì mattina, prima della rifinitura, mi ha chiamato e ha detto guarda, è nata la bimba, e quindi è stata veramente un'emozione bellissima, e come ho detto prima è stata una giornata veramente bella. Che Pillone ha detto ormai l'obiettivo salvezza è tagliato, adesso vogliamo fare i playoff. Ah, sicuramente le vittorie in trasferta ti danno più carica, più forza, più convinzione, ti danno fiducia, quindi sicuramente è stata una vittoria importante anche per un passo in avanti in classifica. Sicuramente il nostro obiettivo resta sempre quello della salvezza, poi a salvezza raggiunta possiamo dare un'occhiata agli altri obiettivi. Sicuramente il mister vuole che diamo sempre il massimo e che raggiungiamo il massimo. Se il massimo sono i playoff, noi ci proveremo fino alla fine, cercando di dare una soddisfazione a tutti i nostri tifosi. È una partita trappola quella contro il Padova? Ah, sicuramente è una partita da non sottovalutare, da non prendere sotto gamba, perché il Padova si deve salvare, è una squadra rinnovata del mercato di gennaio, con un allenatore comunque che
conosciamo tutti, sicuramente sarà una partita tosta, dura, e dove noi dobbiamo essere bravi a sfruttare quelle poche situazioni che loro ci lasceranno, perché sono una squadra che si difende bene, poi cerca di ripartire con i due davanti per cercare di fare gol. Come giocare con un giocatore come Campagnaro? Parla la sua carriera, ragazzo umile che si mette a disposizione di tutti, e noi possiamo solo imparare. Giocare con lui, secondo me, per un difensore è l'ideale, quindi sono molto contento, ma anche con Gravillon, con tutti i compagni di squadra che ci sono, secondo me abbiamo un gruppo veramente forte, che chi gioca non fa sentire la mancanza dell'altro. Per ora non ha dato una vera e propria sferzata il ritorno di Pierpaolo Bisoli sulla panchina del Padova, ultimo in classifica insieme al Carpi. All'Adriatico mancherà molto probabilmente il centroavanti Bakogu, ma la compagine biancoscudata ha assoluto bisogno di punti per sperare di risalire la china. Il servizio di Andrea Costantini. Ultimo posto con 18 punti, è decisamente in salita la strada verso la salvezza del prossimo avversario del Pescara, il Padova. I biancazzurri si ritroveranno di fronte a una squadra che avrebbe bisogno di una striscia di vittorie per dare corpo ad una importante rimonta, e che solo in parte ha tratto giovamento dal secondo cambio in panchina avvenuto alla vigilia dell'ultima di andata, quando i biancoscudati hanno sollevato dall'incarico Foscarini per richiamare il tecnico del ritorno in B, Bisoli, che era stato a sua volta silurato a inizio novembre. Dopo il ritorno dell'allenatore emiliano, un solo vero sussulto, la vittoria secca nel derby col Verona per 3-0, quindi 3 punti nelle successive 4 partite ed una inversione di marcia che stenta ad arrivare. All'Adriatico Bisoli quasi certamente dovrà fare ancora meno di Gerrin Bakogu, già assente nell'ultima gara pareggiata col Foggia. Nei 13 precedenti all'Adriatico il Pescara si è imposto per 5 volte, 5 sono stati pareggi, 3 le vittorie patavine. L'ultimo match nell'impianto di Via Pepe si è risolto in favore del Pescara di Marino sul Padova di Mutti, con una rete nel finale di Agnello Cutolo. Era il 20 dicembre 2013. Ultimo successo veneto in terra abruzzese, datato 19 marzo 2011, il Pescara di Eusebio Di Francesco venne punito 2 volte da Ardemagni, sulla panchina biancoscudata Alessandro Dalcanto. Bisoli dovrebbe puntare sul classico 3-4-1-2, Capello in gol contro il Foggia dovrebbe soffiare il posto a Marcandella e agire in attacco con Bonazzoli, Clemenza alle loro spalle. Per il resto si va verso la conferma di Minelli tra i pali, Andelkovic, Cherubin e Trevisan in difesa, a centrocampo Morganella, Calvano, Pulzetti e Longhi. Direzione di gara affidata a Fornò di Roma 1, 2 i precedenti col Pescara e altrettanti pareggi, Cremonese-Pescara 0-0 dello scorso anno e Pescara-Ascoli 1-1 di questa stagione. 4 i precedenti del Padova con 2 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio, quest'ultimo relativo alla prima giornata di questa Serie B, 1-1 a Verona. Un altro neo arrivato in casa Teramo, l'attaccante Claudio Sparacello, analizza cosa è mancato col Monza al diavolo biancorossi, che nel frattempo rischiano di non avere a disposizione Gennaro Armeno sulla fascia sinistra, mentre in quel lato rientra Celli. Mezzo squalificato Proietti, sarà corsa a 2 per la sua sostituzione. Giorgi o Persia dovrebbero sistemarsi sulla mattonella dell'ex Pescara e Bassano. Abbiamo fatto una grande partita di sacrificio soprattutto, e giochiamo insieme da poco, stiamo cercando in tutti i modi di trovare i giusti movimenti, perché comunque sia penso che solo giocando insieme più spesso possiamo cercare di conoscerci e fare appunto una partita come l'abbiamo fatta sabato, ci siamo aiutati a vicenda e penso che abbiamo fatto un'ottima partita. Penso che, come ha detto almeno prima, ci è mancata secondo me anche un po' di cattiveria, anche, permettetemelo, un po' di sfortuna abbiamo avuto anche, perché fare gol e prenderlo dopo 30 secondi non succede sempre, però penso che solo lavorando e come stiamo facendo in settimana possiamo cercare di non commettere di nuovo gli errori che abbiamo commesso in queste ultime partite. Quando una squadra prende gol, prendono gol tutti, non c'è l'errore singolo, però secondo me quando le cose ti girano anche in maniera negativa sei anche un po' influenzato. Per questo dicevo sfortuna, però è normale che se prendiamo gol è colpa nostra, quello sicuramente. Sono un attaccante e devo fare gol. I numeri in questo momento non stanno dalla mia parte, ne sono più che, ce lo so,
però in questo momento penso che l'importante sia raggiungere un obiettivo che è la salvezza, e poi è normale che io spero in queste 12-13 partite, quelle che sono, di segnare più gol possibili, oltre che per me, per dare una mano alla squadra. Però sì, devo migliorare sotto questo punto di vista, devo cercare di stare più vicino alla porta. Noi secondo me non dobbiamo far calcoli, dobbiamo andare di partita in partita, dobbiamo già pensare a sabato, andare lì e andare lì con l'atteggiamento di vincere la partita. Dobbiamo scendere in campo ogni sabato, ogni domenica, quella che è, senza fare pronostici, senza fare niente, senza pensare a quanti punti mancano, dobbiamo pensare partita dopo partita, perché solo così secondo me possiamo raggiungere il risultato che è la salvezza. Con chiunque noi giochiamo dobbiamo avere sempre lo stesso atteggiamento: una squadra che si vuole salvare non può permettersi di sottovalutare nessuno, né di giocare bene con la prima e giocare male con l'ultima, cioè dobbiamo essere consapevoli e umili nell'affrontare tutte le partite allo stesso modo, appunto solo così possiamo raggiungere l'obiettivo. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Appuntamento con l'informazione alle 19. Buon proseguimento di giornata.